Noi siamo felicissimi che Repubblica abbia scelto Napoli dopo Bologna e Firenze, perché lo consideriamo un'attenzione concreta nei confronti del Mezzogiorno. Ecco, questa è un'azione concreta. E poi far parlare di Napoli, ma soprattutto parlare a Napoli di idee, di culture, di dialettica con personalità di questo livello, Benigni adesso avremo, cantanti, insomma intellettuali di primissimo ordine, per noi è un motivo di grande soddisfazione, perché ho sempre sostenuto che Napoli, avendo enormi radici culturali, sta ripartendo proprio da là. Fateci caso che Napoli è ripartita proprio da cultura, turismo e bellezza, proprio il concetto che ha citato il Presidente del Consiglio, e io condivido. L'Italia deve ripartire dalla bellezza, il PIL dell'Italia è la bellezza, non è quel 0,1 in più o lo spread o quelle altre forme che appartengono a un capitalismo anche un po' in fase, diciamo, di decadenza. Quindi su quello noi lavoriamo, e mi sembra che il linguaggio da questo punto di vista è simile, e io credo che ci sarà un buon rapporto tra Napoli e il governo, tra questa amministrazione e il governo, perché c'è quel linguaggio della concretezza, cioè sappiamo dove bisogna mettere mano. E quindi, al di là di quello che poi saranno i percorsi politici, che altra cosa, in questo momento il Paese ha bisogno di collaborazione istituzionale sul fare e sulla concretezza. Ho molto apprezzato, se posso ritornare, un paio di passaggi del Presidente del Consiglio. Una sulla positività, la bellezza, la cultura, l'educazione, diciamo, e da dove deve ripartire il Paese. Poi semplificazione e un concetto di cultura come spazio aperto, che è un nostro cavallo di battaglia, insomma, ha fatto un paio di passaggi su chiusure dei musei, chiusure degli spazi e chi sono i responsabili di queste chiusure, che ho molto apprezzato. Quindi il Paese parte aprendo spazi e favorendo gli investimenti corretti, cioè il pubblico che non piega la schiena ma che tende la mano agli imprenditori onesti che vogliono ripartire. Poi una sfida per lui delicata sarà il tema della corruzione, perché là Ezio Mauro l'ha incalzato.